imperativo è fare una grande prestazione, innanzitutto. E, come hai detto tu, sarà non meno facile, non meno difficile di quella di col Vicenza, anche perché è stata una brutta battuta d'arresto, immeritata, come abbiamo sempre detto, perché noi sul campo abbiamo meritato comunque un risultato positivo, nonostante non sia stata una domenica brillante sotto tutti gli aspetti. Però gli episodi, una decisione cervellotica ci ha privato di un punto per noi comunque fondamentale. Alla luce di questo abbiamo fatto una settimana come sempre, i ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro, sanno che ci troveremo di fronte a una squadra comunque che non ha nulla da perdere, come non aveva nulla da perdere il Vicenza, che è molto propositiva, che ha buona qualità e grande fisicità, soprattutto davanti e dietro. E, ripeto, l'imperativo è quello di fare la prestazione che siamo abituati a fare. Poi il risultato è figlia di tante cose, l'abbiamo visto anche domenica. Io pure col Vicenza ho preso le giuste misure, Rino. Qua non è che facciamo un altro mestiere. Poi dopo è tutto più facile. Dopo sono tutti i commissari tecnici, sono tutti allenatori. Tutti i moduli sono validi, tutti i moduli sono sbagliati, tutte le sostituzioni sono errate. E quindi qua lavoriamo per ottenere il massimo, avendo massimo rispetto dell'avversario, sapendo che ogni gara va giocata, che i numeri sono sono statistiche, che contano fino a un certo punto. In campo le partite vanno fatte, gli avversari non vengono qua e ci stendono il tappeto rosso, e quindi a maggior ragione, partita dopo partita, ci siamo creati grande stima da parte anche degli avversari, che naturalmente fanno di tutto per metterci in difficoltà. Abbiamo preparato quello che abbiamo sempre fatto in ogni gara, poi vediamo domani i ragazzi quanto saranno bravi a mettere in pratica quello che abbiamo preparato in settimana. Vabbè, Rodrigo ha anticipato di un giorno il rientro, è stato molto bravo sotto questo aspetto, perché ce l'aspettavamo che rientrasse ieri sera, invece è rientrato mercoledì sera. Ieri ha fatto un leggero seduta defaticante, perché comunque un po' il just leg, un po' gli impegni della nazionale, e oggi ha fatto tutto l'allenamento con la squadra. Fabbro sta in miglioramento, naturalmente non è al 100% della condizione, però è un giocatore per noi comunque importante in un momento dove in difesa eravamo un po' contati. Rino, ma non è che lo scopriamo adesso perché abbiamo perso una partita, cioè noi dobbiamo essere equilibrati ed obiettivi. Questa squadra ha delle caratteristiche, ok? Noi lavoriamo su migliorare la manovra, noi proviamo tutta la settimana, non è che faccio i torelli io, no? Io provo tutte le giocate che vanno fatte a seconda del modulo che andiamo ad affrontare, ok? È normale, tutte le squadre. Tu vedi le grandi squadre, quando trovano una squadra che hanno 10 giocatori dietro la linea della palla, fanno fatica, e hanno giocatori bravi nell'uno contro uno. Noi giocatori bravi nell'uno contro uno non li abbiamo. Abbiamo altre caratteristiche, dobbiamo mettere in pratica quelle, impensierire gli avversari attraverso la manovra, attraverso il movimento senza palla, attraverso le giocate preordinate, e poi lì alla fine quello che conta è la qualità. È normale, quando gli spazi sono ristretti non è facile, Rino, noi lavoriamo per questo, però noi abbiamo altre caratteristiche, non è che quando poi vinciamo tutto bene, tutti bravi, funziona tutto, e quando si perde non funziona niente. La squadra è sempre quella, la prestazione di domenica, male che vada, va a finire 0-0, che dobbiamo essere onesti, ok? Abbiamo subito un tiro in porta e abbiamo preso gol, un grande gol, abbiamo fatto la nostra onesta partita, l'abbiamo recuperata, e un guardaline ci ha negato questa la soddisfazione del pareggio. Quindi abbiamo azzerato, consapevoli comunque quelle che sono le nostre qualità e i nostri difetti, perché li conosciamo, e cerchiamo di mettere in pratica, di nasconderli e mettere in pratica quelle che sono le nostre qualità. Loro hanno anche un ragazzo molto interessante, questo Miracoli del 92, che partita dopo partita ha acquisito importanza all'interno della squadra, e proprio con Neto Pereira formano una coppia d'attacco di grande prestanza fisica, oltre che di qualità, che comunque sia Neto Pereira che Miracoli fanno cose egregie dal punto di vista tecnico. Dietro, soprattutto con i centrali, con Borghese e con Rea, se dovessero giocare loro,
naturalmente hanno grandissima stazza fisica, grandissima potenza, e è normale che cercheremo di metterli in difficoltà attraverso quello su cui abbiamo lavorato in settimana. Naturalmente non ti dico come. Io vorrei vincere a prescindere da tutte quelle che possono essere gli obiettivi, i traguardi personali. Come ho detto in settimana, non lo sapevo, mi è stato riferito questo raggiungimento delle 200 panchine, perché sinceramente è l'ultimo dei miei pensieri, però credo che sia un bel traguardo al quinto anno e mezzo da allenatore. E la cosa che mi, ripeto, soddisfa di più è quello di essere su questa panchina da 3 anni, e per me è motivo di grande soddisfazione, e mi auguro di poter continuare il più lungo possibile.